Giovedì 7 novembre, buon pomeriggio da Cesare Zampa. Proclamato il lutto regionale nei giorni dei funerali delle 7 vittime dell'incidente aereo di sabato scorso vicino ad Apricena, il presidente della Regione Puglia ha firmato oggi il decreto nel suo ufficio di Lungomare Nazario Sauro a Bari. Le bandiere della regione saranno issate a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali della Puglia. Arrestati oggi i 4 presunti autori di un agguato di giugno scorso a Noicattaro. Sono accusati a vario titolo di tentato omicidio in concorso aggravato dal metodo mafioso. La vittima, un uomo di Trigiano, era stata raggiunta da alcuni colpi di pistola, rimanendo lievemente ferita. Trend positivo sui traffici di merci e passeggeri nei porti pugliesi. Secondo i dati presentati a Bari, nei primi 9 mesi dell'anno sono state movimentate più di 14 milioni di tonnellate di merci. Oltre 1 milione i passeggeri, circa il 34% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In salita anche i numeri del traffico croceristico. Covid, oggi in Puglia si registrano 358 nuovi casi su oltre 3.000 test. L'incidenza del virus si attesta all'11,5%. Ancora una volta non si sono verificati decessi. Bari resta la provincia più colpita con 119 tamponi positivi. Stabile il numero dei ricoverati in area non critica, una decina i nuovi ingressi nelle terapie intensive. I medici del Policlinico di Bari hanno salvato la vita a una giovane donna all'ottavo mese di gravidanza. La ragazza aveva scoperto una rara cardiopatia ereditaria che l'aveva esposta al rischio di morte improvvisa. Ora, grazie a un defibrillatore indossabile, potrà portare a termine la gestazione senza complicazioni. Veniamo al meteo. A Bari cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Oggi la temperatura massima registrata è stata di 19 gradi, la minima di 13 gradi. Vento moderato da nord-ovest a partire dal pomeriggio, mare mosso. Concludiamo con le notizie sulla viabilità. Il traffico scorre regolare sulle nostre strade, non si segnalano criticità. Per il momento è tutto, il prossimo giornale radio torna tra meno di un'ora.